Ciao ragazze, nuovo video haul sui miei ultimi acquistini e sono gli acquistini fatti nel weekend e sono un po' di cosine. Partiamo subito con le cosine che ho comprato sabato pomeriggio al Labirinto di La Loggia e ho comprato questa borsa qui su questo bellissimo verde, mi piace un sacco così. E vedete, è già piena perché la sto già utilizzando. Poi, sempre al Labirinto, mi sono comprata queste scarpe. Guardate in tinta con la maglia che porto adesso, fantastiche. Così, questo è il tacco. Sembra alto, ma in realtà non lo è perché io l'ho misurato ed è un 8,5. Quindi, per me è perfetto. Sempre al Labirinto avevo acquistato un'altra cosina che era una maglia sui toni del verde della borsa, solo che non ce l'ho qui. Purtroppo l'ho già indossata e quindi adesso è a lavare, quindi non ve la posso far vedere. Purtroppo non sono stata bene, penso che se avete visto i miei video precedenti ve l'ho già detto, quindi non ho potuto fare chissà cosa. Sono giusto uscita sabato sera e domenica pomeriggio, perché domenica era il compleanno del mio fidanzato, quindi sono dovuta andare per forza e ho indossato quella maglia. Però no, sono stata tutto il tempo con gli occhiali visto l'attacco allergico che ho avuto. Comunque, quindi magari un giorno che indosserò quella maglia mentre faccio un video, vi dirò: questa è la maglia del Labirinto. Poi passiamo a quello che ho comprato domenica mattina. Che qua da me c'era la festa di quartiere e quindi c'era il mercato che a me piace tanto e ho comprato questa borsa che a me piace tantissimo, da così, vuota, questa è vuota. Poi io ho comprato, poi ieri sono andata all'OBS e ho buttato tutto qua dentro. Comunque mi sono comprata circa 7 paia di orecchini, se non sbaglio. Eccoli, spero di aver ripreso tutti i colori. No. Sì, più o meno ci sono tutti. Questi mettiamo dentro, tanto ve ne faccio vedere uno solo. Sì, dovrebbero esserci tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ci sono tutti. Allora, il primo paio è questo qui. Questi cerchi con i toni bordeaux rosso e poi color corallo. Li ho pagati tutti 1 euro, meno questi qua, che li ho pagati 3. Sono questi qua. Poi gli altri sono tutti uguali, cambia il colore. E sono questi qua fatti a centrino, molto belli, questo blu. Poi questo bordeaux. Poi questo arancione. Il bianco che non avevo neanche un orecchino bianco, ho detto boh, lo prendo. E ultimo questo verde che si intona alla borsa. E quindi questi erano i miei acquistini, diciamo, non make up. Poi, ieri, come vi ho detto, sono andata da Essence, che è uscita la nuova linea, e quindi ho fatto un po' di acquistini. Allora, vabbè, questi non fanno parte della linea nuova, perché sono, sì, fanno parte della Color Arts, quindi la linea nuova, però si può trovare ovunque e sono le cialdine per mischiare il colore, le ho prese 4. Poi mi sono presa, queste sono le classiche lime Essence, però ne ho bisogno, mi sono presa due lime, questa è la 2 in 1 e invece questa è la 6 in 1. Qua arrivano gli orecchini ogni tanto. Poi mi sono presa questo mascara che è quello che dovrebbe intensificare il nero delle ciglia. Poi andiamoli tutti insieme. Finalmente ho i pigmenti, ne ho presi 6, ne ho approfittato subito, ho detto prima che mi scappino, me ne prendo 6, poi andrò, e se li troverò ancora, prenderò gli altri colori. E ho preso questo blu, no, blu scuro, questo
azzurro, quest'oro, questo rosa antico, questo marrone glitterato e infine questo qui che sono esclusivamente glitter. Io qua avevo provato a fare degli swatch. Vedete, marrone, il rosa, l'oro, il blu e l'azzurro. Qui a fianco all'azzurro, non so se vedete alcuni brillantini, c'era anche questo. Io però qua non ho messo la base per i pigmenti, perché ho detto devo farlo alla veloce, quindi non l'ho messa. E questi qui si vedono, vedete, non perfettamente, ma comunque si vedono. Questo qui invece, se non si ha la base, non resta, perché sono proprio solo esclusivamente glitterini. Bellissimi, bellissimi, però ci vuole per forza la base. E infatti, poi, sempre per quanto riguarda i pigmenti, mi sono comprata la base per fare lo smalto, la base per gli occhi e l'ho già usato per provarli, e comunque il pennello in silicone. Fortunatamente l'ho trovato, ma era praticamente ancora pieno, quindi credo di essere stata una delle prime ad entrare lì in quell'UVS. Anche perché ci sono andata ieri mattina alle 8:30, quindi diciamo appena aperto io ero già lì. Poi mi sono comprata questo top coat effetto gel e poi, sempre della nuova linea, sono usciti tantissime tonalità. Tantissime tonalità di smalto. Io per ora ne ho prese solo tre, devo limitare un po' le spese. E ho preso questo rosso scuro, questo azzurro e questo oro con i glitterini che vanno sul rosso. Non so se andiamo. Vedete, sì, si vedono. Molto molto bello. Ho fatto anche altri piccoli acquistini che non posso mostrarvi perché ho acquistato quegli specie di mobiletti fatti in tipo carta, non so bene come spiegarvi, comunque quei cassetti, e li ho già montati uno in bagno e l'altro in camera mia, quindi non potevo portarli qua. Però sono proprio dei classici mobiletti tipo alti così con dei cassettini, comunque magari in un video poi ve li farò vedere. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che gli acquistini vi siano piaciuti e alla prossima. Un bacio, ciao!